Buongiorno dalla redazione di rovegoindiretta.it, siamo in collegamento con Chiara Medea, Miss Mamma Italiana, sponsor Top 2020. Ciao Chiara! Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Tu Chiara sarai la presentatrice della puntata di Miss Mamma di quest'anno a Cavarzere, sabato 23 luglio. Ti stai Esattamente. preparando per la serata? Certo, sarà una serata meravigliosa, sarà una serata fantastica dove le mamme saranno tutte protagoniste perché diciamocela, la mamma è la cosa più bella del mondo. E quindi è giusto che tutte le mamme abbiano l'opportunità di essere protagoniste di un evento così, così bello, così importante. Raccontaci che cos'è in realtà Miss Mamma. Allora, Miss Mamma è un concorso di bellezza e simpatia, dove le mamme possono mettersi in gioco. E ci si mette in gioco come mamme, il requisito fondamentale è quello di essere mamma, però io che l'ho vissuta anche personalmente posso dire che dietro ad ogni mamma c'è anche una donna e questa è un'occasione anche per le mamme per dimostrare in primis a se stesse che sono anche delle donne con una bellezza non solo fisica, con delle abilità nascoste e più o meno nascoste chiaramente e che quindi hanno la possibilità di mettersi in gioco e di vivere un momento tutto dedicato a se stesse. Esatto, dunque il concorso non è solo un concorso di bellezza. E Assolutamente. quali sono gli ingredienti per partecipare, quindi oltre ad essere mamma? Esattamente, il requisito fondamentale è essere mamma e gli ingredienti fondamentali sono la voglia di mettersi in gioco, la voglia di lasciarsi andare, l'ironia, il sorriso e la voglia di divertirsi. Quando si sale su quel palco, lo so per esperienza personale che a volte un po' ci si sente un po' timorose, si ha paura davanti a molte persone, però è un momento in cui veramente una mamma ha la possibilità di dimostrare se stessa in tutta la sua bellezza. E quindi bisogna lasciarsi andare, essere sorridenti, gioiose, divertenti e godersela perché è un'esperienza unica, veramente un'esperienza unica. Qual è il tuo ricordo più bello della tua serata? Allora, il ricordo più bello della mia serata, è stato sicuramente, beh, innanzitutto, quando ho staccato il biglietto del pass per la finale, dalla prefinale alla finale, è stata un'emozione grandissima. Poi, il momento della proclamazione, io che comunque non speravo, insomma, sai, vai lì un po' per gioco, io poi sono arrivata lì per mettermi un po' in discussione con me stessa in primis e quando poi mi hanno proclamato vincitrice di una fascia nazionale, io che da bambina guardavo i concorsi di bellezza, sai, come tutte le ragazzine, trovarmi lì applaudita, mi sono sentita felice, felice, appagata. Ho pensato ai miei figli, a quello che loro potevano pensare. I miei figli sono sempre stati al corrente dell'avventura, mi hanno sempre sostenuto, hanno sempre caldeggiato questa cosa. E il mio primo pensiero è andato a loro e poi una pacca sulla spalla me la sono data anch'io. Ho detto: brava Chiara, ti sei presa una bella soddisfazione. Che consiglio ti senti di dare alle mamme concorrenti, dunque, per viversi al meglio la serata? Di lasciarsi proprio andare, di viverla come un gioco, non è una gara dove chi arriva prima è più brava dell'altra, assolutamente, è un divertimento, una gioia, un momento per se stesse, quindi di goderselo fino in fondo dall'adrenalina della presentazione fino al momento della proclamazione delle vincitrici, ma siamo tutte vincitrici in quanto mamme. E quindi è già questa, insomma, una grande soddisfazione. Questo è un modo per esprimere un lato di una mamma, che comunque rimane sempre una donna, una grande donna. Grazie Chiara per essere stata con noi e ci vedremo dunque Grazie sul palco di Cavarzere sabato sera. a voi. Ciao a tutti, grazie e buona serata a tutti. Ciao, ciao, ciao.